Ciao a tutti bambini e bambine, come state? L'altra volta abbiamo rivisto insieme le forme geometriche. Oggi invece voglio proporvi una piccola attività in cui disegneremo dei piccoli tondi. Siete pronti? Per svolgere questa attività basta avere un foglio grande bianco, un lapis, delle matite o pennarelli di 5 colori diversi, è un piccolo tondino, come ad esempio il tappo di una bottiglia o una piccola monetina. Per prima cosa proviamo a disegnare il primo tondino con il lapis aiutandoci con il tappino. Sotto il primo tondino ne disegniamo un altro, fino a disegnarne in tutto 5. Dopo aver disegnato i 5 tondini, dall'altra parte ne disegniamo altri 5 allo stesso modo, utilizzando sempre il tappino e il lapis. Appena abbiamo finito di disegnare tutti i tondini, iniziamo a colorare i primi 5, di 5 colori diversi, proprio come sto facendo io. Dopo aver colorato tutti e 5 i tondini, chiediamo aiuto alla mamma, al babbo o a un fratello e una sorella più grande, che dovranno tracciare dei percorsi un po' ondulati da un tondino colorato a un tondino presente dall'altra parte. Una volta tracciati tutti e 5 i percorsi, adesso tocca proprio a voi bambini. Siete pronti? Iniziamo dal primo tondino, quello giallo, e ripassiamo con il pennarello o la matita gialla il percorso tracciato fino ad arrivare al tondino dall'altra parte. Una volta arrivati, coloreremo anche quello. Facciamo lo stesso con il tondino rosa, con quell'arancione, con quello verde e con quell'azzurro. Otterremo tanti percorsi con tanti tondini colorati. Buon divertimento, bambini! Un abbraccio e a presto!